Sicuramente non abbiamo fatto una buona gara per quello che dovevamo che abbiamo preparato, quindi è normale che non avendo preparato, non uscendo o non riuscendo a fare determinate cose, è normale che debba dire la verità, cioè quindi in questo momento i ragazzi hanno avuto grande disponibilità, grande cuore, e quindi per la prestazione risponde l'allenatore che probabilmente non ha preparato bene la gara come doveva succedere. In questo momento c'è chi deve raggiungere determinati obiettivi, chi salvarsi, chi playoff e chi andare direttamente in Serie A. Sappiamo che la strada è difficile, però sembra che noi abbiamo fatto una disfatta di Caporetto quest'oggi. Invece, insomma, dobbiamo analizzare la prestazione che è stata sicuramente non positiva, però sapere anche che la circostanza per dire del calcio di rigore parato potrà essere un segnale per il nostro futuro. Soprattutto nel primo tempo abbiamo creato moltissime situazioni dall'esterno, specialmente a sinistra. Non ci è mancata proprio la zampata finale, soprattutto quando abbiamo fatto gol. Paradossalmente abbiamo avuto un paio di occasioni importanti. Si sa, si vive di episodi e la partita non è mai finita neanche sul 3-0, e quindi è normale. Abbiamo preso un tiro in porta il primo del Pescara. E lì probabilmente la squadra ha avuto un cedimento che ha pagato con una prestazione nel secondo tempo magari non buona.